Dopo aver conquistato lo scudetto, si attende la festa azzurra del Napoli, domenica nella sfida di campionato al Maradona contro la Fiorentina. Per la quindicesima di ritorno della Serie A, le partite del sabato vedono protagonista la zona Europa e la salvezza. Per il primo obiettivo a San Siro nel primo pomeriggio, il Milan, sesta forza del campionato, affronta la vice capolista del torneo, la Lazio, che arriva a questo confronto dopo il successo interno ottenuto contro il Sassuolo per 2-0, mentre i rossoneri in rimonta avevano vareggiato in casa contro la Cremonese. All'Olimpico un Roma-Inter da brividi, soprattutto con Mourinho, che dopo le polemiche seguite alla quasi lite con l'arbitro Chievi nell'1-1 di Roma-Monza, disputato sul terreno monzese, a cui il tecnico portoghese è stata comminata una multa di 10.000 euro, affronta il suo passato contro i Azzurri di Simone Inzaghi, ex allenatore biancoceleste, che punta deciso verso il mantenimento almeno della Coppa Europea, in modo particolare la Champions League. Sfida importante sotto tutti i punti di vista, in chiave salvezza per Cremonese e Spezia, con gli spezzini ad un passo dalla zona retrocessione dopo il 2-3 con sconfitta a Bergamo ad opera dell'Atalanta, mentre la Cremonese aveva pareggiato a San Siro 1-1. Domani le altre sfide con protagoniste tra gli altri, oltre agli azzurri campioni d'Italia, Atalanta-Juventus, Torino-Monza e Lecce-Verona.